Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Can Yaman è nato l'8 novembre 1989 a Istanbul nel quartiere di Suadiye da padre Güven Yaman, di origini albanesi kosovare e da madre Guldem Yaman, una professoressa di lettere di origine albanesi. Macedoni, le sue nonne furono coinvolte direttamente nella sua educazione e cura, a causa delle difficoltà finanziarie che i suoi genitori avevano sperimentato. I suoi genitori divorziarono quando lui aveva 5 anni. Ha frequentato il liceo italiano di Istanbul, dove fu notato per essere uno degli studenti più promettenti. Non è un mistero che tutti, o la maggior parte, dei fan di Daydreamer abbiano coltivato il segno di vedere i protagonisti della soap turca insieme anche nella vita reale, Can Yaman e Demet Özdemir, anche a causa di quella chimica particolare che si è creata sul set della serie TV. Sono diventati oggetto di moli pettegolezzi, ma entrambi hanno sostenuto fermamente di essere semplici amici, a dispetto della lampante alchimia mostrata davanti le telecamere. Nel 2020, tuttavia, i due amici hanno discusso e si sono allontanati, smettendo addirittura di seguirsi su Instagram e dando modo ai media turchi di tirare in ballo la loro relazione segreta, che sarebbe naufragata e avrebbe portato ad un brusco addio con la voglia di non sentirsi mai più. C'è addirittura chi ipotizza che, in realtà, Can e Demet non si siano mai lasciati e che le storie con Diletta, Leotta e Oğuz Cancok siano state architettate per coprire la loro relazione, consumata per tutto questo tempo in gran segreto. Scrive la rivista, facendo notare che la fiamma si sarebbe riaccesa quando Can, infortunato sul set del Turco, è tornato a Istanbul per settimane per seguire una terapia, e qui avrebbe ripreso i rapporti con Özdemir. Al momento i due non hanno confermato né smentito nulla, ma c'è chi ipotizza che lo faranno appena Mediaset annuncerà la nuova serie che li vede protagonisti.